infatti dalla vostra sdaura, la sdaura di Bulagna ormai sono diventata. Ecco, proprio a Bulagna c'è un detto che ci dice: bamo, l'è più facile che Galvani volti pagina per dir che un quel proprio impuscibile. E secondo voi perché ci dice questo? Che è più facile che Galvani volti pagina? Bravi, perché è di pietra. Sciopo ci siete attenti, chi l'avrebbe mai detto? Ecco, comunque Galvani, che noi lo snobbiamo perché oramai conosciamo Piazza Galvani solamente perché c'è Zanarini, che c'è la statua di questo povero uomo, non ce lo ricorda nessuno. Invece è stato un grande, grande, uno di quelli che noi da bolognesi possiamo proprio essere orgogliosi che era di qui. E che cosa ha fatto il Galvani? Lui era uno di quelli che faceva tutti i suoi esperimenti con le rane, ecco. E lui era sposato e aveva queste sue idee che lui in pratica attaccava alla terrazza di casa sua delle zampe di rana attaccate con dei fili, adesso scusi, non sono ignorante, non è che proprio le robe le so, comunque con dei fili, aspettando che venisse il temporale, e tutti al volt che c'era un temporale svegliava la moglie per andare in terrazza e vedere se le zampette di rana avevano preso il fulmine e si mettevano a muovere. Mi ricorda qualcosa questa cosa qui? Oh vabbè, insomma. Quindi pensate quella povera donna. Ma dicevo, noi ci possiamo davvero essere orgogliosi, perché adesso tutti ricordano il signor Volta con le pile, il voltaggio e sciobamme, no? Però quando uno è proprio importante, il suo nome poi diventa anche un, come si dice, aggettivo, sostantivo, non lo so. Ad esempio, è vero il galvanismo, ma quando si dice di qualcosa che deve essere reso un po' frizzantino, e non si dice galvanizzare?